Buongiorno a tutti, benvenuti a questo seminario online dedicato al tema delle competenze digitali per la pubblica amministrazione. Si tratta di un momento importante per un progetto che in questi anni ha predisposto tutta una serie di strumenti dedicati all'assessment e alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione sul tema delle competenze digitali di base. Di questo però ve ne parlerà in maniera più estesa Sauro Angeletti. Vi intrattengo qualche minuto per dare tempo a tutti di raggiungere l'aula. Sapete sicuramente che questo aspetto, il tema delle competenze digitali, è un elemento abbastanza critico per la pubblica amministrazione italiana. Gli indicatori europei DESI, Digital Economy and Society Index, l'Italia è all'ultimo posto tra i 28 paesi europei in tema di capitale di conoscenze digitali, e in particolare questo poi si riflette anche sulla capacità d'uso dei cittadini dei servizi e sulla capacità della pubblica amministrazione di dare servizi online. C'è un forte impegno per recuperare su questo campo. C'è un'iniziativa nazionale che si chiama Repubblica Digitale, all'interno della quale sono presenti anche queste attività dedicate in maniera più specifica ai dipendenti pubblici. In particolare oggi avviamo un processo di intervento strutturato sul campo. Credo che quello che sia anche interessante di questo accordo tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Regione Puglia è che si fanno convergere diverse iniziative, diverse risorse verso un unico obiettivo. La Regione Puglia ha utilizzato il Fondo Innovazione per avviare un processo di supporto ai propri enti locali, e il Dipartimento della Funzione Pubblica ha, come dire, messo a disposizione i materiali di questi corsi sulle competenze digitali di base per arricchirlo e completarlo. Quindi si fa anche un buon uso delle risorse pubbliche in questo caso. Il programma di questa giornata ve lo presento rapidamente, se mi date la slide con gli interventi. Intanto, come anticipato, il primo intervento sarà di Sauro Angeletti, che presenta proprio l'iniziativa del Dipartimento Competenze Digitali per la PA. Parlerà dei metodi e degli strumenti che sono stati definiti per supportare il rafforzamento della capacità organizzativa digitale delle amministrazioni. A seguire un intervento di Loredana Cappone, Presidente del Consiglio regionale della Puglia, e di Alessandro Linocci, l'assessore allo sviluppo economico, sempre della Regione Puglia, che parleranno proprio delle azioni di accompagnamento e sviluppo delle competenze a supporto dell'innovazione organizzativa e della transizione digitale delle amministrazioni locali pugliesi. Per finire, un intervento congiunto di Giannelisa Berligerio, direttore del Dipartimento di Sviluppo Economico della Regione Puglia, e di Valentina Albano, del Dipartimento della Funzione Pubblica, dedicato proprio alle competenze in campo, la presentazione di questo percorso condiviso di rafforzamento delle competenze delle pubbliche amministrazioni locali. Ci sarà spazio anche per delle domande finali, e vi anticipo che comunque il 24 maggio ci sarà un altro webinar che avvia proprio la partenza di questi corsi, che è prevista per il 31 maggio. Quindi siamo proprio a ridosso dell'avvio di questo percorso. Mi sembra che i partecipanti sono presenti, quasi tutti, e quindi inviterei Sauro Angeletti ad attivare la sua webcam per dargli la parola. Prego, Sauro. Grazie Salvatore, buongiorno a tutti e bentrovati in questo appuntamento di approfondimento, come diceva Salvatore, dedicato al tema delle competenze digitali nelle amministrazioni pubbliche. Un tema che è declinato in varie iniziative e varie progettualità, di cui vi parlerò brevemente, e che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la collaborazione del Formez, peraltro che ci supporta
anche nella realizzazione di queste progettualità, intende declinare a livello territoriale con istituzioni e amministrazioni locali. E il caso Puglia di cui parliamo oggi, il progetto, l'iniziativa Competenze in Campo, è uno degli interventi più rilevanti in questo senso. Quando si introduce un intervento, quasi a mo' di giustificazione, si sottolinea sempre l'importanza del tema di cui si parla. In effetti, il tema delle competenze digitali riveste una rilevanza strategica per i processi di innovazione delle amministrazioni pubbliche, per tutta una serie di motivi, non ultimo il fatto, che riguarda le persone, riguarda, la vita, le competenze e l'esercizio della professionalità degli uomini e delle donne che lavorano nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce oggettivamente un importante catalizzatore dei processi di cambiamento e infine competenze digitali insieme alla digitalizzazione dei servizi, dei processi, all'interoperabilità delle banche dati rappresenta una chiave di volta per il miglioramento della quantità ma anche della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. Dimensione esterna dell'efficienza e dell'efficacia, che è la stella polare, diciamo, dell'azione delle nostre amministrazioni. Che vi sia una necessità di intervenire sul rafforzamento delle competenze digitali nelle amministrazioni pubbliche e delle politiche di digitalizzazione è testimoniato da tutta una serie di evidenze empiriche, da tutta una serie di indicatori. Ma anche dal fatto, che, queste evidenze empiriche, questi indicatori emergono, diciamo, dalla nostra, pratica quotidiana del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Salvatore citava l'indice DESI che, colloca il capitale umano del nostro paese, con riferimento all'evoluzione dei processi di digitalizzazione, all'ultimo posto, con un punteggio di 32,5 su una media europea di 49,3, quindi un punteggio relativamente basso. Segnali, più confortanti arrivano da altri indicatori che misurano la digitalizzazione dei nostri servizi, e penso ad esempio alle Government Benchmarking Report 2020, che evidenzia come il grado di digitalizzazione dei servizi delle amministrazioni italiane siano in linea con la prestazione degli altri paesi europei, ma allo stesso tempo evidenziano un livello di penetrazione abbastanza basso. E così via, fino ad arrivare al dato che più ci interessa, visto che parliamo di amministrazione pubblica, che è quello della situazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che presentano rispetto alle imprese private un grado di istruzione relativamente più elevato, ma le competenze digitali superiori a livello base sono solo appannaggio del 35% dei dipendenti pubblici, con una media che è al di sotto di ben 10 punti rispetto a quella della media, alla media dei paesi europei. Un ritardo, quindi, sotto alcuni versi, una necessità di rafforzare gli investimenti e di rendere alcune azioni delle amministrazioni pubbliche prioritarie. Il ritardo culturale è critico, in ogni ambito, lo diventa ancor di più nel caso delle pubbliche amministrazioni, lo diventa ancor di più, se possibile, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche, come purtroppo accade da oltre un anno, si trovano a fronteggiare delle situazioni d'emergenza. Quali sono le iniziative che sono state messe in campo nel tempo? E qual è il ruolo delle istituzioni su queste politiche? Gli esempi che vengono in evidenza sono numerosi sul fronte del rafforzamento delle capacità amministrativa, della formazione dei dipendenti pubblici, delle iniziative di upskilling e di reskilling. Intanto c'è un rinnovato commitment da parte dell'organo di indirizzo politico, da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che per esempio recentemente all'inizio del suo mandato, tra le tante iniziative, ha firmato un patto per l'innovazione del lavoro pubblico con le organizzazioni sindacali, che ha al centro i temi, tra gli altri, dello smart working e delle competenze digitali.
competenze digitali peraltro sono molto legate ai modelli di innovazione del lavoro pubblico e costituiscono un vero e proprio fattore abilitante del cambiamento. Sul fronte del reclutamento si sta sempre più focalizzando l'attenzione sulla rilevanza strategica delle competenze digitali con reclutamenti mirati, come ad esempio quelli previsti dal cosiddetto bando per il Sud, il reclutamento di 2.800 persone per il rafforzamento, diciamo, della capacità nella gestione dei fondi comunitari e dei progetti finanziati da fondi SIE, che prevedono per esempio il reclutamento dei profili professionali di Process Data Analyst. La leva della formazione è molto importante e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione Pubblica, ad esempio, ha sviluppato negli ultimi anni un'offerta formativa molto ricca e molto articolata, 17 corsi in più edizioni dal 2018 al 2021 che hanno visto la partecipazione di oltre 4.000 partecipanti. Il tema del rafforzamento delle competenze digitali è un tema interistituzionale e correttamente Salvatore ricordava iniziative che vedono coinvolte più soggetti e più amministrazioni, come quella promossa dal Ministro per l'Innovazione e la Digitalizzazione, che va sotto il nome della Strategia Nazionale sulle competenze digitali, rispetto alla quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con altre amministrazioni, il MISE, il MIUR, il MUR, il Ministero dell'Istruzione, eccetera, ha definito e ha promosso e ha coordinato e continua a coordinare una serie di iniziative trasversali. E poi c'è il progetto che cura direttamente il Dipartimento della Funzione Pubblica, che è diciamo, l'oggetto anche di questa partnership con la Regione Puglia, di cui parleranno diciamo, i relatori che mi seguiranno in maniera approfondita. Qua mi limito a dire che il progetto Competenze Digitali per la PA è un progetto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha promosso nel corso degli ultimi 2 anni, è finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ed è un progetto che ha l'ambizione di svolgere un ruolo di guida per la formazione e per lo sviluppo delle competenze digitali di base nelle amministrazioni pubbliche. Il Dipartimento ha definito un syllabus di competenze, e cioè un panel, un pacchetto di conoscenze e di competenze di base dei dipendenti delle amministrazioni, del personale che prevalentemente svolge attività di tipo amministrativo, quindi non degli specialisti IT, di una platea di colleghi che rappresenta circa un terzo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Dicevo, il progetto quindi definisce un set di competenze che sono finalizzate alla diciamo, rilevazione dello stato, del livello di possesso individuale con sistemi di assessment e per erogare, ed è la base di partenza per erogare della formazione mirata. Infine, gli investimenti su questi temi, sullo sviluppo delle competenze digitali, verranno effettuati anche nell'ambito delle progettualità del PNNR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, più che anche, direi soprattutto, perché il Piano Nazionale prevede come asse portante, vi sarà capitato di leggerlo, il tema della formazione e dello sviluppo delle competenze individuali dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, digitali in primis, ma non solo, quale fattore abilitante per la innovazione, a partire dalla rilevazione dei fabbisogni formativi basati su evidenze oggettive. Un fabbisogno che quindi va colmato con reclutamento mirato e con il rafforzamento delle competenze individuali dei singoli. Questa carrellata dà il senso dell'investimento a livello di politiche pubbliche, ma non è un'operazione che viene calata dall'alto, perché tra i tanti temi e le politiche che il Dipartimento della Funzione Pubblica presiede e presidia, vi è quello del rafforzamento della capacità amministrativa. Lo stesso ufficio che dirigo è infatti l'Ufficio per l'Innovazione Amministrativa e lo Sviluppo delle Competenze, a significare, diciamo, il link che c'è tra questi due asset strategici dell'innovazione.
lo sviluppo delle competenze individuali a partire da quelle digitali senz'altro, ma anche il rafforzamento della capacità amministrativa nel senso della creazione delle condizioni strutturali per il potenziamento delle amministrazioni pubbliche. In questo scenario il ruolo delle regioni è essenziale perché le regioni possono svolgere una funzione e svolgono una funzione fondamentale nel rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali, una capacità amministrativa che tanto più necessario sia solida e forte per quelle amministrazioni che erogano servizi direttamente ai cittadini e alle imprese. Che anche qui ci sia molto da fare, è evidenziato da numerose ricerche e studi. Cito l'ultima relazione del CNEL sul livello dei servizi pubblici, che evidenzia ad esempio che il grado di soddisfazione dei servizi online da parte dei cittadini, dei servizi online erogati dal proprio comune, è appena pari al 29%. Questo è il contesto di riferimento e in questo quadro si colloca diciamo, la collaborazione, la partnership che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha messo in campo con la Regione Puglia per approfondire e sviluppare le opportunità applicative e gli strumenti a livello di policy, organizzativi e tecnologici, di cui vi parleranno i colleghi, che sono stati messi in campo negli anni dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In che cosa si risolve questa partnership con la Regione Puglia, che ovviamente ringrazio? La partnership prevede la definizione di un modello operativo di integrazione dell'attività di assessment e formazione in un più generale programma di accompagnamento ai comuni realizzato dalla Regione per l'attuazione degli interventi di trasformazione digitale. Dal codice dell'amministrazione digitale, l'adozione di SPID, PagoPA, applicazione Apio e più in generale l'erogazione dei servizi digitali, a conferma del fatto che questa politica e questa strategia si attua declinando tecnologia e competenze delle persone. Un modello operativo, quello con la Regione Puglia, che è differenziato in relazione alla dimensione e alla diversa maturità delle singole amministrazioni locali, che si trovano a diversi stadi del processo di trasformazione digitale, e quindi il protocollo, la collaborazione con la Regione consentirà di mettere in campo, visto che parliamo di competenze in campo, una risposta rapida, semplice e immediata ad un fabbisogno generalizzato di competenze nei piccoli comuni, ad esempio. E la promozione invece, a partire da settembre, di percorsi di rafforzamento delle competenze in specifici ambiti. Infine, ma non ultimo, il progetto, il modello operativo che abbiamo concordato e definito con la Regione Puglia è un modello replicabile in altre realtà regionali. Parlare di competenze digitali significa valorizzare le persone, ma allo stesso tempo e immediatamente dopo significa creare nelle amministrazioni le condizioni strutturali affinché queste possano stabilmente, sviluppare della capacità di cambiamento e di innovazione. Questa è la filosofia del Dipartimento della Funzione Pubblica. E questa filosofia declinata in strumenti operativi non può che, realizzarsi se non attraverso una convergenza di politiche settoriali e tavoli di collaborazione con le altre amministrazioni. In questo senso la collaborazione e l'iniziativa promossa dalla Regione Puglia è molto importante ed è l'apripista di altre analoghe iniziative che il Dipartimento proverà a replicare in altri ambiti territoriali. Grazie. Per la vostra partecipazione a questo evento e per l'impegno della Regione Puglia nel rafforzamento della capacità amministrativa e delle competenze digitali dei dipendenti. Grazie Sauro, mi sembra particolarmente importante proprio l'ultimo messaggio che hai lanciato, che questo può essere un modello da replicare anche con le altre regioni. Io ci credo molto perché diventa importante agire sul territorio cercando di coniugare
quelle che sono le iniziative dell'amministrazione centrale con quelle dell'amministrazione regionale. Alessandro Dellinoce e Loredana Capone, chiedo anche alla dottoressa Capone di attivare la webcam, così vi lascio la comunicazione. Andiamo al programma. Prego. Per galanteria lascio la parola alla Presidente Capone. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie Alessandro. Io credo innanzitutto di dovere un ringraziamento sincero e fortissimo, innanzitutto al Dipartimento della Funzione Pubblica. Ho apprezzato molto la relazione di Sauro prima e al Formez per aver organizzato, diciamo, per averci permesso di partecipare alla settimana in corso e quindi davvero un ringraziamento sincero. E poi devo complimentarmi per il lavoro che si sta facendo. Con Alessandro Dellinoci, con l'assessore, abbiamo pensato che seguendo proprio l'insegnamento di Syllabus, quindi Siun Lambano, messo insieme, mettersi insieme, ecco, lavorare insieme tra consiglio e giunta porta migliori risultati in più breve tempo. E quindi non abbiamo speso una parola per farlo, lo abbiamo fatto praticamente ed eccoci qui a presentare un programma di iniziative che per noi è funzionale a realizzare migliori servizi per il cittadino. Siccome parleranno dei tecnici e loro sono certamente molto più bravi di me nella parte tecnica, io voglio raccontarvi due o tre cose che riguardano proprio la mia esperienza politica nel campo dell'innovazione e delle nuove tecnologie funzionali ai servizi ai cittadini. Credo che anche in relazione all'enorme quantità di risorse stanziate nel piano per la ripresa e la resilienza che l'Italia ha mandato a Bruxelles per il digitale, noi abbiamo un compito, innovarci culturalmente. Abbiamo questo compito e lo dobbiamo seminare in tutta la nostra in tutto il nostro paese, ovviamente anche nella regione Puglia. Non basta cioè che ci sia l'idea di farlo, occorre condividere azioni e strumenti, occorre in sostanza condividere un piano. Quindi in che cosa deve consistere questo piano? Dobbiamo partire, lo ripeto, da un'innovazione culturale. Troppo spesso a me è capitato, sapete cosa? Che da assessore all'innovazione incontravo i sindaci, per esempio, e cercavo di illustrare loro le politiche della regione a favore dell'innovazione, l'innovazione nelle imprese, l'innovazione di processo, l'innovazione di prodotto, gli incentivi alle imprese per realizzarlo, gli incentivi alle amministrazioni per rafforzare le competenze dei dipendenti, per svilupparle, per rafforzare quindi la capacità di intervenire sui servizi. E i sindaci, molti, molti, mi dicevano: ah, aspetta, aspetta, ti faccio parlare con il tecnico. Cioè, il tecnico. E io mica ho le competenze per parlare con il tecnico. Io voglio affrontare insieme a te la politica industriale e la politica relativa al rafforzamento delle capacità della pubblica amministrazione. Il tecnico viene dopo, magari lo chiamiamo insieme, ma sono questioni di cui ci dobbiamo occupare noi. Sono politiche dell'innovazione. Non è stato semplice, però sono sicura che adesso c'è una nuova attenzione a questi temi e sono sicura che con un particolare impegno da parte nostra è fondamentale riuscire a coltivare, diciamo, delle nuove esperienze. In sostanza mettendo a disposizione tutto ciò che abbiamo perché i servizi vengano erogati nella mi maniera migliore possibile. Partiamo da un dato. Innanzitutto occorre che le competenze digitali siano sempre più diffuse e occorre anche che ci sia una capacità di connessione, una capacità di stare in rete, anche quella particolarmente diffusa. La Puglia è la regione in questo momento, forse la regione ancora più infrastrutturata d'Italia, comunque tra le più infrastrutturate. Questo vuol dire che la banda larga è pressoché ovunque e bisogna semmai rafforzare
l'ultimo miglio che in alcuni casi non è stato realizzato e che riguarda spesso l'impegno dei comuni, perché così fu l'appalto originario fatto dal Ministero, cioè si arrivava con la tecnologia HTTC alla cabina e poi bisognava che i comuni facessero l'ultimo miglio. Non dappertutto c'è l'ultimo miglio, ma in molti casi sì, e comunque i principali edifici pubblici sono attrezzati con la banda ultralarga. Ovviamente la banda ultralarga bisogna utilizzarla. Cosa passa dentro i fili? Cosa noi facciamo passare? Che tipo di servizi decidiamo di mettere insieme? Spesso noi abbiamo progetti straordinari che riguardano la sanità, la salute dei cittadini, fascicoli che dovrebbero essere ben compilati e girare negli istituti sanitari a disposizione di chiunque possa intervenire sulla cura, abbia il potere di intervenire sulla cura, che devono essere riempiti. Così come abbiamo la necessità di dotare i nostri uffici tecnici che si rivolgono alle imprese di tutti quei servizi che possano agevolare i cittadini dal punto di vista non solo dell'anagrafe, diciamo, tradizionale sotto questo profilo, ma anche dal punto di vista dell'accesso appunto ad una serie di opportunità che rendono migliore la loro vita. Ecco, questo dobbiamo riuscire a farlo però. E lì avere l'infrastruttura non è sufficiente, è condicio sine qua non, è una condizione indispensabile, ma non è sufficiente. Bisogna utilizzare bene queste infrastrutture digitali, quindi creare sempre più servizi, inventarseli talvolta, oppure replicare prassi che sono andate bene in altri luoghi, ma avere funzionari e dipendenti che siano in grado di farlo. Allora queste attività che noi stiamo mettendo in campo insieme al collega Alessandro Delinoci, servono appunto a dare ai funzionari delle pubbliche amministrazioni, ai dipendenti, quelli in più, qualcosa di cui possono avere bisogno per rafforzare le proprie competenze e quindi per aumentare la capacità delle pubbliche amministrazioni di rispondere ai bisogni dei cittadini. Anche perché questo blocco del turnover ha fatto sì che molte persone non siano millennials, neanche vicine ai millennials, siano un po' adulte, quindi hanno bisogno di costruire proprio delle competenze rispetto alle nuove tecnologie e pensare con le nuove tecnologie, che non è la stessa cosa che utilizzare, perché una cosa è prendere un foglio cartaceo scritto in quella maniera e metterlo su internet, diverso invece pensare ad un audiovisivo che magari dice le stesse cose che stanno sul foglio, però le dice in maniera diversa, o integrare le informazioni, o avere la capacità non semplicemente di condividere su uno schermo un foglio, ma di concepire il foglio in maniera attrattiva, di concepire quel contenuto in maniera attrattiva per chi lo segue, ma soprattutto accessibile per tutti. Non voglio utilizzare ovviamente troppo tempo e né voglio annoiarvi, ringraziandovi, ecco, mi congratulo per quello che saprete fare fin da ora, perché io ho fiducia che quando si ha certezza, si ha chiarezza rispetto all'obiettivo, oggettivamente viene meglio la realizzazione degli obiettivi che ci si è posti. In particolare, se riuscissimo a collegarci tra i piani che le amministrazioni fanno da singole o collegate tra di loro e i piani regionali, noi già avremmo la possibilità di integrare delle funzioni facendo noi quello che le amministrazioni non riescono a fare e coprendo magari delle lacune che possono servire a rendere meglio proprio il raggiungimento di quell'obiettivo. Questo è il nostro scopo e vi auguro davvero buon lavoro, perché ce n'è bisogno e perché sapremo costruire buoni progetti insieme, in cui a ciascuno è riservato un ruolo che sin dall'inizio si condivide e poi si rende flessibile rispetto alle esigenze nuove, allora potremmo utilizzare al meglio questa transizione digitale di cui tanto si parla e che animerà tutte le misure
della programmazione europea, dei fondi europei e anche della programmazione del Next Generation, del Next Generation EU, a partire per esempio dalla scuola e a partire dai servizi pubblici. Quindi davvero ancora grazie, buon lavoro a tutti e a noi Alessandro il compito di saper interpretare sempre meglio queste esigenze che ci vengono dalla base. Che ci... Grazie, un buongiorno a tutti. Oggi abbiamo voluto dare un significato importante a questa iniziativa provando a dimostrare che il tema del percorso verso il digitale non è un percorso di settore, ma è un percorso in cui la Regione, dall'assessorato al Consiglio, ci crede fermamente e crede che questo... e crede che la politica oggi si debba mettere al fianco di tutti i comuni, tutti i territori, dell'intero territorio, perché nessuno resti indietro. Mi associo al ringraziamento al Ministero della Funzione Pubblica per aver creduto che questo progetto possa partire dalla Regione Puglia, significa che è stato fatto già un gran lavoro e che altro lo possiamo fare, e un ringraziamento particolare al settore, alla sezione digitale, e soprattutto alla dottoressa Grimi, che particolarmente ha tenuto a questa iniziativa. Credo che questa iniziativa sia assolutamente in linea con l'attività del Recovery Plan. Perché credo questo? Perché io ho avuto l'occasione in questi mesi di confrontarmi con il ministro Colao e abbiamo definito una difficoltà comune, quella di portare le intere amministrazioni pubbliche, dalla più piccola alla più grande, verso il digitale, ma per far questo abbiamo una necessità impellente, che è quella di non solo di introdurre nuovi professionisti del digitale all'interno della pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione inizia a programmare in digitale, inizia a pensare in digitale, non solo inizia a tradurre in digitale la propria attività. E il confronto con Lau è stato utilissimo, e questa azione si inserisce non sull'inserimento di nuovo personale, ma sulla necessità di costruire una strategia partendo da un assessment tecnologico, ossia partendo dalla conoscenza del bagaglio conoscitivo del nostro personale, del personale della pubblica amministrazione, non solo quello della Regione Puglia. Noi l'abbiamo voluto allargare a tutti i comuni per provare ad affrontare questa sfida digitale tutti insieme, una sfida che non ha solo il recovery plan, ma che ha anche la nuova programmazione regionale e che deve fornire supporto su tre assi: quello dell'hardware, che oggi parlano tutti, che è legato alla connettività, ma la connettività aerea e non solo, quello del software, ossia la possibilità, sono contento che sia stata ribadita una particolare esigenza che avevo anche sottolineato al Ministro, della necessità che il recovery plan e la programmazione regionale finanzino l'interoperabilità tra i vari software, ossia la possibilità che i vari software presenti all'interno della pubblica amministrazione interagiscano tra di loro. Ultimo, il tema delle competenze. Sapere conoscere il digitale, conoscere le potenzialità e le opportunità del digitale può rendere la pubblica amministrazione molto più attenta e contemporanea. Faccio un piccolo esempio per capire qual è la direzione. Oggi il cittadino ha bisogno di digitale, utilizza il digitale, il Covid ha anche accelerato questo processo, ma ciò non avviene ancora nella pubblica amministrazione. Noi abbiamo voluto accompagnare con il Fondo per l'Innovazione, in cui abbiamo fatto anche un lavoro importante di supporto ai comuni, la fase di avvio e di utilizzo di SPID, di PagoPA, e l'accompagnamento anche in ANPR, ma questo non basta. Vogliamo provare a rendere più semplice il digitale, perché il digitale aiuta oggi il cittadino a essere più vicino alla pubblica amministrazione. L'esempio che stavo per fare è che in questo momento i cittadini
hanno più semplicità ad accedere al proprio conto corrente, alla propria home banking, piuttosto che ai propri dati nella pubblica amministrazione. Questo è, a mio parere, un problema, ma è un problema perché noi rendiamo difficile il digitale, dobbiamo renderlo semplice, motivo per cui noi vogliamo provare a costruire una strategia comune che parta dalla regione, che costruisca per la regione un piano della transizione digitale e che costruisca, come ho visto che c'è stato anche un commento, la necessità che la regione abbia un piano triennale digitale, che definisca una strategia e che porti i comuni a definire una strategia. Però per far questo abbiamo necessità che ci siano all'interno delle pubbliche amministrazioni delle persone competenti, delle persone con cui interloquire, delle persone che abbiano a cuore, che siano tecnici e che siano politici, che abbiano a cuore il digitale, perché oggi più che mai il digitale sta a cuore dei cittadini. Quindi è un modo diverso della pubblica amministrazione per riavvicinarsi alla cittadinanza, per fare servizi a portata di mano, con un fattore in più rispetto a 10 anni fa, che oggi noi il digitale ce l'abbiamo in tasca. Noi ci connettiamo alla pubblica amministrazione al nostro smartphone e dobbiamo rendere questa connessione meno formale, ma più proattiva e più veloce, ed è una sfida che riguarda tutti insieme. Quindi oggi avviamo un percorso, poi è nostra intenzione provare a costruire anche con il Formez addendum aggiuntivi che riguardino formazione specifica. Siamo convinti di rendere un servizio alla comunità e ringraziamo ancora una volta il Ministero della Funzione Pubblica per aver scelto la Regione Puglia. Grazie Presidente Capone, grazie Assessore Dellinoci. Mi sembra che il vostro intervento debba essere sottolineato col fatto che quando prima ho parlato di un modello di intervento replicabile anche nelle altre regioni, il primo punto cruciale è quello di avere una volontà politica per fare del cambiamento. Il modello della Regione Puglia è virtuoso proprio per questo. Esistono dentro il Consiglio, dentro l'amministrazione regionale, persone che credono in questo cambiamento e che danno forza a questo cambiamento. Mi è sembrato di sentire la voce di Dellinoci. Vabbè, comunque se volete poi possiamo fare delle conclusioni insieme alla fine. A questo punto io darei la parola a Gianna Elisa Berlingerio e Valentina Albano. Vi chiederei anche a voi di attivare entrambe la webcam in modo che poi vi coordinate direttamente. Prego. Buongiorno a tutti e grazie. Proporrei alla dottoressa Albano di coordinarci in questo modo. Io farei un intervento introduttivo che chiarisca come questa iniziativa congiunta con Dipartimento Funzione Pubblica e Regione, Consiglio e Giunta regionale si inserisca nel piano regionale e credo che lei sia la persona invece più indicata per raccontare che cos'è competenza in campo e come si svilupperà sia a livello nazionale che a livello regionale e locale nel territorio pugliese. E pertanto quello che il punto da cui ritengo che sia opportuno partire è perché puntare sulla trasformazione digitale in questo momento storico, e questo è stato sospinto in qualche modo dalla pandemia, e il PNRR, come abbiamo visto, come è stato menzionato anche dall'assessore Dellinoci, dalla Presidente Capone, dal Dottor Angeletti, ha alcuni punti fondamentali: la transizione ecologica, la trasformazione digitale, la sostenibilità sociale e direi l'agenda di genere. È evidente a tutti come
In tutti i punti menzionati, la trasformazione digitale rappresenta un fattore abilitante di sviluppo e non solo, che coinvolge non solo i singoli cittadini, ma anche la pubblica amministrazione e le imprese. Quello che ci serve in questo momento, oltre al sostegno dell'offerta di servizi digitali da parte di pubblica amministrazione e di imprese, è anche il sostegno della domanda. E all'interno di questo ambito si colloca la ridefinizione delle competenze digitali. Adesso usa questa espressione di upskilling e reskilling, ma devo dire che i passaggi in cui l'amministrazione si rinnova attraverso la formazione sono sempre passaggi che poi portano a cambiamenti molto rilevanti. Sulle competenze, peraltro, si sta lavorando non solo con gli incentivi alle imprese per la digitalizzazione dei processi produttivi e anche per la formazione dei propri dipendenti. La Regione ha da tempo schemi di aiuto a sportello per questi aspetti. Si sta lavorando sulla, diciamo, sulla cittadinanza. Anche attraverso, mi piace menzionare, il Servizio Civile Digitale, un'altra iniziativa molto importante sulla quale la già menzionata collega Adriana Grini ha lavorato e oggi il bando è aperto, quindi gli enti del Servizio Civile possono partecipare. E l'iniziativa odierna si pone quindi in questo ambito all'interno di un percorso che la Regione sta compiendo e nel quale in più occasioni si è relazionata con l'orizzonte nazionale e come diceva giustamente la Presidente Capone, questa collaborazione, questa sussidiarietà verticale operante porta sicuramente a risultati più importanti, risultati più utili per tutti. E l'accelerazione nazionale ha avuto dei capisaldi importanti, non solo nel codice dell'amministrazione digitale, ma direi nel corso del 2020, attraverso il decreto rilancio che ha istituito il Fondo per l'Innovazione Tecnologica, il decreto 76, che ha imposto alcuni obblighi e divieti alla pubblica amministrazione che già da soli rappresentano un cambiamento importante, un cambiamento di sistema. E per quanto riguarda l'azione della Regione, senza risalire troppo indietro, potremmo cominciare dall'accordo di collaborazione per la crescita della cittadinanza digitale nella Regione Puglia, sottoscritto con Agile e con ACT, che ha visto anche l'attribuzione del ruolo di soggetto aggregatore territoriale per il digitale. Quindi un ruolo, ritornando sul tema della sussidiarietà verticale concreta, utile, un ruolo di coordinamento, di hub da parte della Regione nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali, ma direi anche viceversa, nel senso che, e lo vediamo anche leggendo la chat di questo evento, le pubbliche amministrazioni locali rappresentano un motore, una spinta al raggiungimento di determinati obiettivi in collaborazione fra appunto le diverse anime della Repubblica fondamentalmente. E il programma Puglia Digitale, nel quale, nel merito del quale entriamo fra qualche secondo, è l'intervento Innovazione Enti Locali della Regione Puglia. Possiamo menzionare altresì che un intervento sul Fondo Innovazione che è stato già citato dall'assessore Dell'Inoci, cioè la manifestazione di interesse per l'adesione dei comuni pugliesi al progetto regionale Fondo Innovazione. L'ultimo nato è l'accordo con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale con l'approvazione del progetto Fondo Innovazione e poi l'atto aggiuntivo che ha rimodulato il progetto introducendo delle semplificazioni amministrative importanti. E quali sono le problematiche che vengono spesso poste? Il fatto che, lo raccontava anche con una
approccio personale l'assessore, la presidente Capone, spesso nelle amministrazioni manca un piano strategico sulla digitalizzazione, manca, la potremmo definire leadership, cioè la capacità di raccogliere il fabbisogno e richiedere soluzioni che non è detto che debbano essere sempre ritrovate all'interno dell'organizzazione pubblica stessa. La mancanza di competenza e la mancanza di coordinamento fra la strategia digitale e i piani della performance. Il piano triennale dell'ICT pone fondamentalmente questi obiettivi, dicevo, rispetto ai diversi soggetti sui quali la digitalizzazione deve operare affinché si porti in maniera armoniosa il livello di competenze e di utilizzo effettivo dei servizi digitali, quindi la digitalizzazione della pubblica amministrazione, della la diffusione delle competenze e la creazione delle condizioni perché i cittadini possano accedere a questi servizi, quindi banalmente anche la disponibilità dei device e della connessione veloce per tutti, per tutte le famiglie, aspetto sul quale nel corso del primo lockdown sono emerse alcune difficoltà banalmente perché la didattica a distanza ha messo in luce come molte famiglie non abbiano accesso alla connessione veloce, ma non abbiano neanche device per accedere a questi servizi e nel tessuto produttivo, naturalmente nelle imprese. Gli interventi regionali, il programma Puglia Digitale, l'azione 2.3 del POR, che hanno sostanzialmente si sono inseriti nel quadro delle strategie nazionali per il perseguimento di alcuni obiettivi che sono per l'appunto la connettività, il cloud pubblico, l'accesso a piattaforme nazionali e altri progetti riferiti a alcuni ecosistemi settoriali, quindi alcuni ecosistemi specifici come quello per la sanità, per il turismo, la giustizia, devo dire si è da poco chiusa la prima edizione del bando che ha consentito ad alcuni comuni pugliesi di partecipare per i contact center sul territorio in ambito giustizia. Come abbiamo visto, alcune modifiche legislative nazionali recenti hanno portato a obblighi stringenti sull'uso delle identità digitali, quindi su SPID, l'obbligo di rendere fruibili alcuni servizi in rete, per i prestatori di servizi di utilizzare la piattaforma PagoPA e il divieto per le amministrazioni pubbliche di rinnovare o rilasciare credenziali diverse da quelle delle identità digitali accettate, SPID, carta d'identità elettronica, carta nazionale di servizi. La collaborazione con le strutture nazionali si è realizzata attraverso il Fondo per l'innovazione tecnologica, fondo che prevede la realizzazione degli interventi da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale, ma attraverso convenzioni e accordi con le altre amministrazioni pubbliche. E il Dipartimento ha invitato le regioni a presentare dei progetti per il coordinamento della digitalizzazione degli enti territoriali. La Regione Puglia ha risposto a questo appello proponendosi con un ruolo di coordinamento e di facilitazione. A dicembre 2020 è stato sottoscritto l'accordo tra Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e la Regione Puglia. Sono protagonisti di questa iniziativa 133 comuni pugliesi che sono contemporaneamente beneficiari, destinatari dell'altro intervento regionale, quello riferito all'azione 2.3 che ho menzionato prima. Le regole sono le stesse dell'avviso nazionale, per cui l'importo può essere trasferito ai comuni beneficiari al raggiungimento degli obiettivi previsti.
E quindi vediamo quali sono questi obiettivi. Per il 28 febbraio 2021, e quindi l'erogazione del primo 20% del contributo e l'uso della piattaforma PagoPA, con una prima parte di attivazione, quindi l'adesione, l'attivazione di almeno un servizio di incasso e di almeno due nuovi servizi di incasso, modello 1 e modello 3. L'adesione dei comuni per l'utilizzo dell'APO e per quanto riguarda SPID, l'abilitazione dei servizi online all'accesso mediante SPID e la comunicazione dei servizi attivati verso Agid. Obiettivi al 31 dicembre 2021 per l'erogazione del saldo dell'80% per tutte e tre le tematiche sono obiettivi più ambiziosi, quindi la migrazione e attivazione di full PagoPA, l'integrazione di 10 servizi digitali sull'app e la comunicazione per quanto riguarda SPID dei servizi attivati come da normativa nazionale. La regione come accompagna questa transizione? Attraverso un ruolo di supporto che non solo si sta dipanando con incontri di approfondimento, contatto telefonico, help desk tematici, ma anche attraverso l'attivazione di tre piattaforme tecnologiche, cioè lo IAM, la piattaforma per il soggetto aggregatore SPID, MyPay e Gio, il gateway per l'utilizzo dell'app. Inoltre c'è un'interazione continua con i comuni protagonisti di questo intervento e con, ripeto, arricchimento reciproco. Il supporto per la PO, entrando più nel dettaglio, è dato dall'adesione all'integrazione nell'APO di almeno un servizio e qui vedete elencate le azioni svolte dalla regione, che sono azioni di informazione ma anche di realizzazione del gateway. Per l'obiettivo relativo a PagoPA, la regione ha svolto il ruolo di intermediario tecnologico gratuito per i pagamenti con la piattaforma MyPay e diciamo, ha anche messo a disposizione Vademecum e modulistica. E per quanto riguarda SPID, c'è appunto la messa a disposizione di questa piattaforma IAM. La parte sulle competenze in campo sarà trattata dalla dottoressa Albano e quindi mi fermo qui e rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie dottoressa Berlingeri, appunto come vi anticipava adesso entriamo un pochino più nel merito degli aspetti operativi relativi all'iniziativa competenze in campo. Giusto per riprendere quanto è stato già detto anticipatamente, questa iniziativa nasce da un'interlocuzione, da un ragionamento che abbiamo sviluppato noi del Dipartimento, ovviamente con il supporto di Forma SPA insieme alla Regione Puglia, su impulso della Regione Puglia, in particolare della dottoressa Grini, che ringrazio, su come poter utilizzare gli strumenti che la funzione pubblica ha realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dal PON Governance, appunto competenze digitali per l'APA, che si orienta in realtà a tutte le pubbliche amministrazioni italiane, a tutti i dipendenti in maniera relativamente indistinta. Quindi dicevo, come inserirlo all'interno di un programma di accompagnamento realizzato appunto dalla Regione Puglia nei confronti delle amministrazioni locali per l'attuazione di interventi di trasformazione digitali e in particolare appunto nella realizzazione del progetto Fondo Innovazione. L'idea di fondo era proprio quella di individuare o di affiancare a interventi meramente di carattere tecnologico, potremmo dire, anche un'azione formativa rivolta appunto ai comuni, con il fine di stimolare la riflessione e anche l'acquisizione di una cultura di quello che l'effettivo impatto che la trasformazione digitale
fiscale ha poi effettivamente sull'erogazione dei servizi al cittadino. Vi dicevo, giusto per inquadrare il progetto e gli strumenti di cui stiamo parlando, il progetto Competenze Digitali nasce da un'idea molto semplice, ma se vogliamo anche molto innovativa, cioè fornire degli strumenti facilmente accessibili a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione per poter ricevere della formazione in ambito digitale, però mirata in funzione delle effettive lacune di competenze dimostrate da ciascun dipendente pubblico attraverso il ricorso ad un percorso di assessment, quindi uno strumento di assessment. All'interno del progetto sono infatti tre, noi li chiamiamo i pilastri, cioè quindi gli oggetti e gli strumenti che abbiamo sviluppato sia dal punto di vista metodologico che dal punto di vista tecnico-operativo. Il primo è il syllabus, vale a dire un documento che descrive quelle che si ritiene possano essere le competenze che ogni dipendente pubblico, in particolare che svolge delle attività di tipo amministrativo, deve possedere per poter operare nella pubblica amministrazione. Non si tratta quindi di competenze sull'uso degli strumenti di base, quindi non si tratta delle CDL, giusto per intenderci, ma si tratta di acquisire piena consapevolezza di procedure e di strumenti che sono tipici dell'attività amministrativa all'interno di una pubblica amministrazione. Anche perché sappiamo bene come il digitale in Italia nella pubblica amministrazione sia un qualcosa di fortemente normato e a volte segue anche delle regole che non sono così intuitive, diciamo, per i cittadini. Accanto al syllabus abbiamo sviluppato una piattaforma, la prima piattaforma nazionale per l'assessment delle competenze, che consente quindi ai dipendenti delle amministrazioni che aderiscono alla piattaforma di potersi sottoporre ad un questionario a risposta chiusa di tipo adattivo che consente di tracciare appunto il livello di competenze possedute dal singolo dipendente, quindi di ricevere una sorta di pagellina che ovviamente è accessibile soltanto al dipendente pubblico. A partire da questa pagellina il dipendente può accedere a una serie di moduli formativi e in particolare il sistema suggerisce soltanto quei moduli formativi che sono più coerenti rispetto al livello di competenze che ha il dipendente. Quindi, se per una competenza il livello è base, verranno proposti i moduli formativi per passare al livello avanzato. Questi moduli formativi fanno parte di un catalogo della formazione che abbiamo sviluppato in collaborazione con Conform SPA. Si tratta di formazione al momento esclusivamente erogate in modalità e-learning proprio per agevolare la fruibilità da parte di tutti i dipendenti. Giusto per ricapitolare la struttura del syllabus, si organizza in cinque aree tematiche, a loro volta articolate in competenze più di dettaglio, a loro volta descritte, diciamo, all'interno del documento syllabus che trovate sul sito competenzedigitali.gov.it e vedrete anche che ha un'articolazione ogni competenza su tre livelli di padronanza, base, intermedio e avanzato. I temi sono ovviamente quelli tipici del settore pubblico, quindi gestione documentale in primis, comunicazione tra dipendenti pubblici, quindi all'interno della stessa organizzazione e con altre amministrazioni e con i cittadini e le imprese, i temi della sicurezza e la privacy, i temi legati ai servizi online, quindi sia la conoscenza e la capacità di utilizzo di quelle che sono le infrastrutture trasversali. Prima si parlava appunto di SPID piuttosto che di PagoPA, piuttosto che dell'Appio e di come gli aspetti che bisogna considerare nella gestione e erogazione di servizi online. L'ultimo tema è quello della trasformazione digitale, quindi sia alcuni elementi della policy, anche abbastanza complessa del digitale in Italia, e anche una prospettiva su quelle che sono le tecnologie che ben presto avranno un utilizzo sempre più diffuso in ambito pubblico e quindi la necessità di avere dimestichezza e anche di riuscire a ragionare su come possano essere utilizzate appunto nel settore pubblico. I risultati del progetto sono già molto promettenti, molte amministrazioni hanno manifestato il loro interesse ad aderire all'iniziativa, al momento abbiamo fatto accedere alla piattaforma soltanto un numero limitato di amministrazioni che ci ha aiutato a testare gli strumenti e a perfezionarli, sia lo strumento di assessment che il
le domande in quanto tale che lo strumento tecnologico. Molta attenzione è stata mostrata nei confronti del syllabus da parte sia di amministrazioni che di soggetti privati che hanno realizzato un'offerta formativa che è coerente con la struttura del syllabus. Inoltre, il progetto, oltre ad essere una delle azioni chiave nel piano che aveva richiamato all'inizio il direttore Angeletti, quindi la Strategia Nazionale per le Competenze Digitali, è anche un riferimento per altri progetti. Andando però nello specifico, dicevamo, l'idea è stata quella di provare a inserire, diciamo, gli strumenti all'interno dell'intervento Regione Puglia e abbiamo fatto anche uno sforzo di differenziazione di quello che era, diciamo, l'impianto tradizionale del progetto Competenze per renderlo più rispondente alle specificità delle varie amministrazioni locali, soprattutto rispondente tanto alle esigenze di velocità dei piccoli comuni e alla complessità di realtà molto più grandi, come appunto grandi comuni con tanti dipendenti e la stessa Regione Puglia. E inoltre un aspetto che è stato già stressato più volte, e questo modello il Dipartimento vorrebbe poi replicarlo, diciamo, anche in altre realtà regionali. Quindi per noi è molto importante questa collaborazione anche per poter testare questa formula, per poterla rendere replicabile. In cosa consiste il programma? Abbiamo individuato due percorsi, uno l'abbiamo chiamato standard e l'altro semplificato. Partendo dal semplificato, si tratta sostanzialmente di un programma che è incentrato esclusivamente sull'erogazione della formazione online, quindi a partire dal catalogo che abbiamo sviluppato con Formez, per cui i dipendenti dei comuni, dei piccoli comuni, quindi con meno di 20.000 abitanti che hanno aderito al fondo Innovazione, dal 31 maggio potranno accedere, ovviamente tramite una rapida interlocuzione con la Regione Puglia, in modo tale che vengano segnalati al Formez, potranno accedere a questo corso online che si svilupperà nell'arco di 6 settimane e che sarà incentrato su tutte e cinque le aree del syllabus, in particolare su quelle che sono le competenze, anzi le conoscenze legate al livello base e al livello intermedio. Ovviamente i comuni che decideranno di aderire a questo percorso semplificato, che è appunto con l'idea proprio di dare subito, quindi proprio dai prossimi giorni, accesso alla formazione, potranno comunque, qualora lo riterranno opportuno, rientrare anche nella piattaforma di assessment e poter fare, diciamo, il percorso di assessment, quindi ottenere la famosa pagellina sul livello di competenze digitali a partire da settembre sulla base di un calendario che verrà concordato con il Dipartimento. Il percorso standard è invece quello che, come dire, è stato disegnato proprio all'interno del progetto Competenze Digitali per la PA, per cui le amministrazioni che aderiscono, o meglio, i dipendenti delle amministrazioni, accedono in primo luogo al test di assessment, ricevono la pagellina e poi verranno loro suggerito i corsi formativi che sono coerenti appunto con le lacune che sono state rilevate. Diciamo, i dati aggregati, ovviamente anonimizzati rispetto a ciascuna amministrazione, saranno poi resi disponibili ad un referente, diciamo, dell'amministrazione che potrà avere modo di analizzare nel complesso quella che è la situazione delle competenze digitali della propria amministrazione, su cui poi definire dei programmi formativi anche più specifici, comunque di definire le sue azioni di intervento. Questo percorso standard, diciamo, è orientato alle amministrazioni più grandi, quindi in primis ai comuni con più di 20.000 abitanti, e qui si tratta di 19 comuni che hanno aderito al fondo Innovazione, e la stessa Regione Puglia. Questo programma partirà da settembre 2021 e nel corso, diciamo, di questi mesi verrà concordato tra Regione Puglia e il Dipartimento il programma appunto di adesioni. Si articolerà per 5 mesi. Un aspetto estremamente importante è che nel caso di amministrazioni molto grandi, quindi i 5 grandi comuni e la stessa Regione Puglia, questo programma si articola in più step, perché l'idea di fondo è di far entrare in primo luogo un gruppo limitato di dipendenti, in particolare i referenti per la formazione e per la transizione digitale, che possano prendere atto di quelli che sono gli strumenti messi a disposizione per poter poi definire la
la policy, diciamo, di apertura e di coinvolgimento dei dipendenti che riterranno più opportuna. Quindi con l'idea che questo strumento è uno strumento di supporto alla definizione delle politiche di formazione messe in campo dalle singole amministrazioni. Giusto per chiudere, vi ricordo che nel dettaglio, in particolare della prima fase, quindi del percorso standardizzato, verrà approfondito in un incontro dedicato, quindi in cui sarà modo di poter illustrare tutti gli aspetti anche tecnici di adesione e anche di poter presentare le domande su questo tema il 24 maggio alle ore 12, quindi sarà un webinar dedicato, quindi invito tutti coloro che sono interessati all'iniziativa, in particolare piccoli comuni, di registrarsi sulla piattaforma Eventi PA, quindi avete anche riferimenti sul sito, ma poi verranno ripresi anche dai colleghi del Formez, in modo tale da poter entrare nel vivo dell'operatività di questo programma. Con questo concludo e lascerei la parola di nuovo a Salvatore Marras. Grazie. Grazie Valentina, grazie soprattutto per aver ricordato questo nuovo incontro nel quale si entrerà in più in dettaglio rispetto al percorso di formazione online. Siamo un po' fuori tempo, però ci sono un paio di domande di Rosa Di Palma, che credo che sia una dirigente del comune di Barletta, che sono abbastanza lunghe, ma le sintetizzo, che riguardano un po'. Da un lato il tema dell'integrazione tra le strategie nazionali e quelle regionali, e dall'altro la difficoltà che hanno gli enti locali a integrare i propri sistemi verticali con tutte le diverse opportunità diciamo, dei servizi nazionali e regionali. Dottoressa Berlingeri, non so se vuole dire qualcosa lei in merito. Io direi che in parte a questa, soprattutto alla prima domanda è stata data una risposta e che sicuramente la seconda domanda rappresenta uno dei problemi che hanno gli enti locali. Ricordo anche che c'è un'iniziativa nazionale che si chiama Progetto Piccoli Comuni, condotta da ANCI, che dovrebbe supportare soprattutto i comuni sotto i 5.000 abitanti nell'affrontare queste tematiche. Però, ecco, Benigeri, una risposta che soprattutto faccia capire che c'è un'attenzione e un interesse rispetto a questi aspetti anche molto tecnici, ma che spesso rallentano poi Sì, devo l'innovazione. dire che ci sono forse due fronti nelle domande che poneva la collega, quello tutto pubblica amministrazione e quello anche nei confronti dei privati. E devo dire che in entrambi i casi un ruolo importantissimo lo gioca la standardizzazione, cioè la possibilità di avere non solo interoperabilità fra i diversi sistemi informativi, ma degli standard a livello nazionale che possano essere diciamo, utilizzati sull'intero territorio, che consentirebbero ai diversi livelli dell'amministrazione di diciamo, interagire dal punto di vista digitale senza problematiche. Ma che consentirebbero anche una opera importante di semplificazione che devo dire è stata richiesta al Ministero al Ministro Colao e la Regione Puglia, come ricordava l'assessore De Linoci, fa parte di un gruppo ristretto che si sta confrontando col Ministro su questi temi e ha posto alcune di queste questioni in maniera, diciamo, in maniera diretta. Risposta, io direi che ci possiamo fermare qua. Vi ricordo che questi sono dei seminari che nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta hanno uno scopo prevalentemente informativo, di diffusione, invito anche a portare l'attenzione su certe tematiche, quindi spero che ci siano poi occasioni di approfondimento anche maggiore. Ringrazio tutti i relatori, vi ricordo questo appuntamento del 24 maggio, ma vi ricordo anche che a cominciare anche da questa stessa mattina ci sono degli altri seminari organizzati dalla Funzione Pubblica sui diversi temi della trasparenza, dell'accountability. Venerdì ce ne sarà uno in particolare dedicato al tema dell'open local, di quello che è stato fatto a livello locale. Quindi date un'occhiata
al programma di questi eventi. Il sito di riferimento è open.gov.it, facile da ricordare. Grazie e buona giornata a tutti.